atterrita di Siena, che cosa succede? Perché appassionati di questo recupero. Ma una grande cosa, un grande appuntamento, un grande evento. Torita merita, diciamo, questo riconoscimento per tutto quello che ha fatto in tutti questi anni nel blues in Italia. Diciamo, la cosa ci rende orgogliosa, anche se è molto molto impegnativa. Saranno 21 le nazioni che arriveranno a Torita in questi giorni, e quindi immaginate il ritorno non solo economico, ma anche di tutto quello che sarà la risonanza di questo festival per tutto il blues italiano. Quindi si suonerà dappertutto 24 ore al giorno per 3 giorni? Ritengo proprio di sì, perché aprirà il set con la scena del Gran Gala del Blues, dove ci saranno i migliori artisti italiani, e quindi sarà una serata molto ricca, sono oltre 10 gli artisti, e poi ovviamente inizierà la gara con 11 nazioni che hanno al loro interno scelto chi la rappresenterà, e quindi ci saranno 11 band addirittura il venerdì e 10 band il sabato. Quindi immaginate che sentiremo tutto il modo e la forma in cui il blues viene rappresentato in Europa, nei vari stati, dalla Finlandia fino alla Bulgaria, ecco. Quindi sarà una cosa veramente molto, molto affascinante sentire come viene interpretata in Europa questa grande musica. Com'è che Torrita è diventata la capitale del blues? Quanti siete voi appassionati di questo genere musicale che ormai da anni lo coltivate? Sì, infatti quest'anno il 23, il 24, il 25 aprile, il 25 giugno ci sarà la 28ª edizione del Torita Blues, quindi uno dei motivi per cui Torita è stata scelta è anche per la credibilità e per il lavoro che in questi anni il Torita Blues ha fatto per questo genere musicale. Quindi ovviamente, come dicevo all'inizio, per noi è un grande onore, un grande orgoglio, ecco, essere in qualche modo messi a rappresentare tutto il blues europeo per il 2016. Ok, grazie.